Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. Il protagonista del video di oggi è il OnePlus Nord 3, smartphone medio di gamma che fa dell'esperienza d'uso e della multimedialità i suoi punti di forza. Ma prima di iniziare vi chiedo come al solito di lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale per aiutarmi nella realizzazione di altri contenuti. OnePlus Nord 3 rispetto al suo predecessore Nord 2T è cresciuto di qualche millimetro sia in altezza che in larghezza, mentre per fortuna peso e spessore sono rimasti più o meno inalterati. Nuove dimensioni che lo rendono sicuramente un po' meno maneggevole e tascabile, ma che faranno contenti tutti coloro che desiderano uno smartphone dal display bello grande, in dimensioni relativamente contenute tra l'altro tenendo conto dell'ottimo rapporto schermo-scocca. Le cornici attorno al display rispetto al Nord 2T sono molto più sottili e quasi simmetriche, e finalmente non ci sono antiestetici scalini tra parte frontale e laterale. Mentre il design del posteriore, tralasciando il fatto che è meno stondato e che manca il camera bump, non si discosta più di tanto dal precedente modello. Lo schermo AMOLED da 6,74 pollici, dalla risoluzione che arriva quasi al Quad HD Plus, è davvero un'ottima unità, molto godibile sia in fase di lettura che di fruizione dei contenuti multimediali, merito del pochissimo spazio tra vetro e display che rende l'esperienza visiva nitida e brillante, ma anche di una buonissima luminosità di picco e della tecnologia PWM a 1440 Hz che affatica poco la vista al buio. Il sensore di impronte ottico situato sotto al display funziona benissimo come da tradizione OnePlus. OnePlus Nord 3 è dotato del sistema on chip Dimensity 9000, piattaforma hardware realizzata da MediaTek e che vi assicuro essere davvero prestante ed efficiente. Completano la dotazione 8-16 GB di RAM, abbinati rispettivamente a 128-256 GB di memoria di archiviazione UFS 3.1. L'esperienza d'uso offerta da OnePlus Nord 3 è del tutto assimilabile a quella degli smartphone top di gamma. Tutte le app si aprono in un lampo, la reattività al tocco è ai massimi livelli, le animazioni risultano fluide e la gestione della RAM è davvero ottima. Il tutto accompagnato da temperature sulla scocca che non diventano mai fastidiose. In poche parole, grazie a un dispositivo come OnePlus Nord 3, non è necessario spendere molti più soldi per un top di gamma se siete alla ricerca di uno smartphone davvero prestante e piacevole da utilizzare. In fase di gioco Nord 3 si comporta in maniera eccellente, ho provato a metterlo sotto stress con lunghe sessioni di Asphalt 9, ma lui è sempre riuscito a far girare il tutto senza andare in difficoltà e senza perdite di frame. OnePlus Nord 3 è dotato di una fotocamera principale stabilizzata otticamente, con uno degli ultimi sensori Sony da 1 su 1.56 pollici e 50 megapixel di risoluzione. Sensore estremamente valido che purtroppo è accompagnato da fotocamere di contorno poco memorabili. Un ultra grandangolo da 8 megapixel, una macro da 2 megapixel e una fotocamera frontale da 16, tecnicamente inferiore a quella del suo predecessore. Gli scatti ultragrandangolari di Nord 3 sono appena sufficienti per un utilizzo social di giorno e mediocre a sera, mentre fa decisamente meglio la fotocamera principale, che se la cava più che bene in ogni situazione, realizzando scatti molto bilanciati dal punto di vista cromatico e con una gamma dinamica piuttosto ampia. Mentre mi sarei aspettato qualcosa in più in quanto a dettaglio, seppure non mi abbia deluso. Abbastanza buone anche le foto zoom 2x, mentre sono semplicemente ok gli scatti della fotocamera frontale. Qualità delle foto di OnePlus Nord 3 che approfondiremo nelle prossime settimane con dei confronti dedicati con Honor 90 e Galaxy A54.
Dei filmati in 4K di questo dispositivo, per il momento, si salva solo il buon livello di dettaglio, con la messa a fuoco da vicino che risulta piuttosto lenta, la gamma dinamica poco ampia e la stabilizzazione elettronica assente, che spero possa arrivare con un futuro aggiornamento come è successo per Galaxy A54. Arrivati a questo punto, se volete farvi un'idea più precisa riguardo la qualità fotografica di OnePlus Nord 3, vi invito a dare un'occhiata agli scatti non compressi che ho appena pubblicato su Telegram, piattaforma di messaggistica che sfrutto anche per segnalarvi le migliori offerte relative al mondo della telefonia. E attenzione che non pubblico decine e decine di offerte al giorno come altri canali. Dunque iscrivetevi e tenete attive le notifiche, perché quando vi segnalo qualcosa si tratta sempre di sconti interessanti. OnePlus Nord 3 è dotato di una batteria dalla capacità di 5000 mAh in grado di assicurare un'ottima autonomia, leggermente inferiore rispetto a quella di altri medio di gamma che ho provato di recente, ma pur sempre ottima. In una mia giornata tipica riuscirebbe sempre a raggiungere le 6 ore di schermo attivo e qualche volta anche le 7-8 ore a giudicare dall'autonomia residua, mentre con un utilizzo più tranquillo copre tranquillamente un giorno e mezzo con una carica. Dopodiché, grazie al caricatore da 80 W incluso in confezione, si ricarica del tutto in poco più di mezz'ora. La versione di Android è la 13, con patch di sicurezza di luglio, il che è di buon auspicio visti i 3 major update garantiti dall'azienda. Fermo restando che il loro operato in fatto di tempistiche di rilascio, sia dei major update che delle patch di sicurezza, sarà tutto da valutare. A parte questo, posso dirvi che la personalizzazione di Android di OnePlus Nord 3, che altro non è che una Color OS presente anche sugli smartphone Oppo Realme, un'interfaccia ben curata dal punto di vista grafico, con un buon numero di funzioni e che non si fa mancare gesture basilari ma molto apprezzate, come il doppio tap sia in fase di accensione che di spegnimento dello schermo. Ottima la ricezione del segnale telefonico, del WiFi e del GPS. Forte e chiaro l'audio in capsula, ottimo anche il feedback aptico e molto buono l'audio con effetto stereo riprodotto dagli speaker integrati. Nessuna mancanza di rilievo riguardo connettività e sensori, anche se sarebbe stato gradito il supporto alle SIM elettroniche, mentre fa piacere per la presenza dell'emettitore infrarossi e dello slider che permette di passare rapidamente da suoneria a vibrazione a silenzioso e viceversa. I prezzi di listino di OnePlus Nord 3 sono di 449 e 549 euro, rispettivamente nei tagli da 128 e 256 GB. Cifre che risultano già abbastanza a fuoco, ma che lo sono ancora di più grazie agli street price inferiori di circa 50 euro e che con buone probabilità scenderanno ancora un po' nel corso dei mesi. Dunque, che dire di questo Nord 3? È uno smartphone che ho utilizzato con gran piacere, per via della sua eccellente reattività, unita ad un display di qualità con bordi piatti e accompagnato da un ottimo feedback aptico. Caratteristiche che rendono molto piacevole sia l'utilizzo generale che la digitazione dei testi. Ottima esperienza d'uso coadiuvata anche dal software curato graficamente e ricco di gesture, dall'ottima autonomia, l'ottimo always on display, la carica ultra rapida e il buon comparto audio. Mentre sono rimasto deluso dalle ottiche secondarie semplicemente di contorno e dall'assenza di stabilizzazione elettronica nei video in 4K. Ma tralasciando questi pochi aspetti, Nord 3 ha davvero tutte le carte in regola per essere uno dei migliori medio di gamma dell'anno. Ok ragazzi, arrivati a questo punto spero che abbiate apprezzato la mia recensione di OnePlus Nord 3. E vi ricordo come sempre che in descrizione vi lascio il link per acquistare il protagonista del video odierno e supportare al contempo il canale. Vi chiedo di commentare il video con la vostra opinione su questo prodotto a marchio OnePlus, oppure non esitate a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community. Un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.